Emons è potuta decollare proprio grazie alla volontà degli autori di leggere i propri libri. Noi abbiamo iniziato in modo particolare con tre autori: Gianrico Carofiglio, che ha letto Testimone inconsapevole, Sandro Veronesi, che ha letto Caos Calmo, e Francesco Piccolo, che ha letto L'Italia spensierata. Loro sono stati i primi a credere in noi e hanno reso possibile veramente l'esordio della casa editrice. E sono stati anche loro che ci hanno aiutato poi in tutto il processo di ottenimento dei diritti d'autore. Devo dire che, per esempio, Sandro Veronesi, dopo aver letto Caos Calmo, che è un libro che ha più di 400 pagine, per cui un ascolto molto lungo, ha letto integralmente il testo, ci ha detto, è stato meraviglioso, sono stato contentissimo di essermi letto, e ritengo che ogni autore dovrebbe, dopo aver scritto il proprio libro, leggersi a voce alta, perché in questo processo di autolettura tante cose della nostra scrittura vengono chiarite. We were caught by the light, held on to the day, till it became ours. Di solito il libraio sensibile, ce ne sono ancora parecchi secondo me in Italia, è molto ben disposto, perché capisce la potenzialità dell'audiolibro e capisce che l'audiolibro può aiutare il cartaceo. Possibilità sono infinite e credo che l'audiolibro riserverà grandissime sorprese per tutti, insomma. Quando devi interpretare un libro, un testo, un film, devi cercare di sdraiarti sul e tra le parole per darle, per restituirle. Un libro ha la potenza di essere di solito più dettagliato di una sceneggiatura, che poi ha il regista che ti dirige. Il libro è a sé stante, mentre la sceneggiatura è uno step prima di quando si gira un film. Quindi io con Nina ho cercato di lasciarmi prendere dalle parole, ho cercato di capire chi era Mooney Witcher, e poi siamo stati in sala di incisione per 5 giorni. E Dino Gentili mi ha aiutato a interpretarlo con divertimento, perché il mio problema è che ti viene un po' anche di soggezione, perché chiaramente è un libro e vorresti proprio darlo al meglio. Era notte fonda. La luna piena sembrava agganciata al cielo e miriadi di stelle scintillavano come lampadine blu e rosse. La luce del firmamento entrava silenziosa nella cameretta di Nina, illuminandole gli occhi grandi e azzurri. Era ancora sveglia e dal letto fissava la finestra aperta su quello scenario così incantevole, perdendosi nei suoi soliti pensieri. Le piaceva sognare di volare lassù, di viaggiare nello spazio, prendere tra le mani le piccole stelle, di scoprire cosa mai ci fosse nei pianeti, nelle galassie, nei mondi misteriosi ancora mai visitati dall'uomo. Un testo come Nina, la bambina della sesta luna, è stata una cosa così molto avventurosa, perché Mooney Witcher ha scritto avventure che, insomma, se succedono a 10 bambini, insomma, ce n'è abbastanza per 4 vite. È un testo talmente ricco che ha delle curve. Per esempio, con la scrittura di Mooney Witcher ti devi veramente allenare come per un salto irregolare, nel senso che succedono cose non a scadenze ritmiche precise, cioè anche può essere che in un momento sembra che stia andando tutto tranquillo, apri la porta e cosa c'è là dietro?
li vedo bene nelle pod, li vedo bene in macchina, li vedo bene. Io li vedo bene gli audiolibri, anzi, cioè li sto vedendo bene, stanno crescendo proprio a vista d'occhio rispetto a quando ero piccola, che c'avevamo appunto quelle favole un po' dei amici scollodiane nel mangiadischi. C'era una volta, ecco, secondo me l'audiolibro adesso c'ha questa novità. L'audiolibro non è più didascalico, cioè l'audiolibro è letto soprattutto con l'oro dell'emozio, in una maniera agile, pensata, è letta da persone che non hanno la missione di insegnare cose bigotte, e allora è letto con leggerezza. Per esempio il trattamento Ridarelli, cioè che è una specie di trattato coprofilo, è una cosa elegantissima, buttata lì da Marco Re come fosse, non lo so, un trattato settecentesco, cioè Gargantua e Pantagruel, però fatto per bambini, divertendo, e secondo me si è divertito anche lui. Cioè te lo immagini che ride mentre lo fa. Da noi c'è sempre stata una cultura iconografica e questo è molto importante, quindi proprio poca propensione all'ascolto, mentre nei paesi anglosassoni, dove sono più abituati proprio all'ascolto, questo si è diffuso di più. E poi devo dire che la cosa importante sarebbe quella di andare a capire bene il carattere degli italiani e che cosa ha fatto sì, per esempio, che in Italia come mai solo il 40% legge e negli altri paesi no? Grandi gruppi editoriali che noi abbiamo stimolato per aprire il mercato, perché loro hanno i mezzi, hanno fatto dei prodotti in Italia che hanno in qualche modo rovinato la reputazione degli audiolibri, perché sono fatti male. Allora, se uno vuole immettersi in un nuovo mercato, deve prima studiare, ricercare e trovare delle professionalità vere per poter fare un prodotto di qualità. Se cresce la società e dove ci sono delle idee che partono dal basso e dei piccoli, ne beneficerà tutta la società, quindi anche il grande gruppo. Invece, come sappiamo, la mentalità italiana è quella: io curo il mio orticello e tu vicino a me. Infatti in questo senso io sono molto felice, perché l'Associazione Editori Audiolibri sta producendo veramente delle cose belle, dove condividiamo con sincerità una passione per la creazione di questi prodotti, per crescere insieme. Noi invitiamo ovviamente gli autori a dire: signori, tenetevi i diritti audio, perché altrimenti questi audiolibri non si fanno mai, perché tutti sentono che potrebbe essere un business. Ma siccome ci vuole investimento e ci vuole pazienza, e invece secondo me anche proprio la mentalità del mercato deve cambiare, perché non è più possibile fare incassi e guadagni veloci in 6 mesi con numeri spaventosi, bisogna fare le cose bene e aspettare che ci sia, mentre nessuno dice un investimento bisogna aspettare 5 anni, e chi ce la fa? Ce la facciamo noi che siamo nessuno, perché non ce la devono fare chi ha sicuramente risorse finanziarie diverse, ma mi sembra che la situazione generale sia abbastanza nel caos da questo punto di vista.